Cari amiche e cari amici, buongiorno da Viterbo. Non posso alzare il telefono perché non è carino riprendere i volti delle persone che passano, ma c'è un bel via vai, persone che si muovono con calma, che chiacchierano tra di loro, qualcuno che cerca il sole, qualcuno che cerca l'ombra. Oh, io sono qua al tavolino della gelateria, che non mi ricordo mai come si chiama, quella meraviglia in Piazza delle Erbe, a fianco alla Merceria Francesco, ce l'ho alle mie spalle. Ho già degustato, ecco, la mia dose di latticini per un po', ho già incamerato. Ho fatto una bella chiacchiera in merceria, mi sono comprata quello che mi mancava, quindi due gomitoli di questo bellissimo mohair. E vi annuncio che a breve organizzeremo una lezione in merceria. Una lezione in merceria. L'argomento sarà il mohair, le diverse tipologie di mohair e gli utilizzi. Come possiamo investire? Un bel acquisto di mohair, in che senso investire? Vabbè, il mohair ha delle sue peculiarità meravigliose, parleremo di queste e ci saranno degli esempi. Ci sarà un progettino da potersi realizzare, ci sarà un mini corso, una mini lezione pratica anche, beh, no? Dovete solo portare i vostri attrezzi. Bisogna prenotarsi, sì, perché dovrei sapere più o meno quanti occuperemo lo spazio. C'è una bella disponibilità da parte del team della Merceria Francesco. È un negozio da conoscere. Non pensate di trovare chissà che cosa, nel senso, il filato che viene. Ci sono dei filati buoni da merceria, ci sono delle chicche da scovare. È un modo nuovo purtroppo, ma no, è un modo, il modo di una volta di acquistare i bei filati, insomma, di sceglierli guardandoli, ma soprattutto toccandoli, comparandoli tra loro, ragionando su quello che si vorrà fare. E porterò degli esempi non solo che riguarderanno il mohair e i mohair. Quindi preparatevi, preparatevi, organizzatevi. Sarà un pomeriggio, ma a parte che a me piace di più il mattino a Viterbo, non so perché, mi spiega bello il mattino, è tranquillo il mattino, un buon sabato mattina, una tarda mattina del sabato, così poi sciogliamo le briglie, ognuno va dove gli pare, va a mangiare dove gli pare, va a assaggiare quel che vuole, va a fare un giro per Viterbo, oppure facciamo tutto assieme, ci ridiamo appuntamento. Questo lo studiamo poi con calma, perché intorno a Viterbo c'è tanto da vedere, ma è soprattutto bella Viterbo. Io ho un mio appuntamento, magari vorrei dire mensile, con una certa pizza, ma non lo faccio, non la mangio mensilmente la pizza, mannaggia. Sto esagerando con il glutine, ultimamente pago pegno tempo poco. Quindi vi auguro una buona domenica, perché questo vocale lo caricherò nel sabato sera. Io non riesco a collegarmi quando sono fuori casa, lontano da un wifi accessibile, pubblico. Ma spiace. È carina la piazza, è carina, è piccina, c'ha le facciate carine. Ma a me piace stare qua. Questa è la mia piazzetta preferita. Poi il nome Piazza delle Erbe è bello, è proprio bello. Insomma, questa è la mia pausa preferita. Purtroppo d'inverno, ecco, la gelateria non ci sarà. Fino a fine ottobre c'è la gelateria aperta. Pochi gusti questa mattina, ma buoni. Ma come si fa a saltare questa tappa? Quindi ne riparliamo. Faremo una diretta magari dedicata a questa cosa. Ma non ci fermeremo al mohair, ecco, periodicamente proporrò un argomento che sarà sempre accompagnato con esempi tecnici, con una scheda, con un far qualcosa e un ragionare, un guardare e un toccare. Ovviamente toccare è importante, i filati li conosciamo maneggiandoli, guardandoli sotto la luce naturale o guardandoli, comunque guardandoli bene, direttamente, senza schermi tra noi e loro. Buon tutto, adesso io continuo a fare la mia cosina qua. Vedete, questi sono i miei bagagli, la mia borsa, la borsa della minuscola dove tiene il suo cuscino, lei tiene, io camallo, lei poi gusta, però in questo momento vedete dov'è la mia mimina? È in braccio alla mamma.
e sopra c'ho le bricioline e sopra il mio Fiamme di Parigi, ecco qua, noi abbiamo Fiamme di Parigi, si sta benissimo, c'è gente vestita in mille modi, vediamo da scosciamenti, stetamenti, canottiere, ah, capotti con le sciarpe, maglioni, magliette, la mattina presto è fresco. Viterbo sta oltre i 400 metri se non mi sbaglio, ma non lo so, non mi ricordo. Noi sfioriamo i 300 a Grotte, Viterbo è un po' più alta, vicino c'è l'autunno, la foresta vetusta, ma volete perderla? No! Ecco, organizziamo tempo poco questa cosa, in modo che possiate anche andarvi a gustare un pranzo su alla foresta vetusta. Mi informo, guardo se il bar è aperto, se il bar-ristorante è aperto, perché fanno delle chiusure stagionali. Ma la foresta vetusta, con i suoi colori adesso, è qualcosa di bellissimo da vedere. Dovete proprio venire, forza e coraggio. Che dopo ottobre viene novembre, dopo aprile viene maggio. Oh, guardate il sole, adesso faccio vedere, guardate che bel cielo che abbiamo, guardate che bel cielo, che bello che è Viterbo. È bella Viterbo, a me piace Viterbo, che ci devo fare? E non si chiude. E dai.